Buongiorno ragazzi, eccovi qua di nuovo il nostro The Boy in Puglia che vi parla. Sta di nuovo mio fratello Gabri di Mo 004. Dai. Ciao a tutti. Come state oggi? Oggi vi facciamo vedere un altro scenario. Stavolta siamo della San Marco Sud. Vedete che qua nel frattempo c'è musica qua. Questo sì che è paradiso per vedete noi. Vedete qua, c'è il bar qui. Me stanno mettendo la musica qui. C'è anche un po' di venticello, però vabbè, lasciamo, tralasciando questo. Però rinfresca l'aria, no? È una bella giornata di sole, vi faccio vedere il sole. Mettiamoci in controluce, vedi? Oggi vi faremo vedere uno scenario appunto della spiaggia della San Marco Sud, detto tra virgolette Baianà, chiamata così. Adatta a noi periferici. Facciamo vedere tutta l'angolazione di qua. Andiamo a vedere di qua, dai. Vedete gente in spiaggia. La nostra postazione è qui. Allora vedi tutti ombrelloni colorati, vedi gente, vedete gente in spiaggia. Qui invece c'è la zona Brande. Allora è rimasto più o meno uguale all'anno scorso, solamente che l'anno scorso qui c'erano sdraie e ombrelloni che ricordavano a primo impatto i tappi delle penne a sfera, le penne Bic detto. Invece stavolta ci sono le brande, ma queste bisogna pagare, quindi prenotatele e vi potete mettere. Nel frattempo continuiamo a camminare. Oggi c'è diciamo poca gente in spiaggia perché oggi essendo lunedì, oggi è il 17 di luglio. Scrivete nei commenti, avete visto la Madonna del Carmine ieri? Mi raccomando. La città della Puglia, tipo Corato. Continuiamo a camminare, non c'è sta quasi nessuno, vedi? Anche qua. Se volete sdraiare su quelle brande dovete prima prenotare. Come l'ho detto io infatti, l'ho detto già. Solo per farvelo ricordare. Prenotatele e vi potete rilassare anche qua, così non viene nessuno magari qui a disturbarvi. Un piccolo appunto, in mezzo a quel campo di erba quasi giallognola, era il punto in cui parcheggiavamo la macchina quando eravamo piccoli. E infatti eravamo qua. E questo punto adesso mo ve lo voglio ricordare, lo vedete? Questo è un punto da dove venivamo noi prima. Siamo arrivati al punto della fine di questo percorso e ora ci dobbiamo fare la strada all'inverso. E guardate di qua, vedete che bello da qui. Già. Se mi avvicino più di qua si vede la cattedrale. Adesso ve la inquadro. La dimora del nostro patrono. Eccolo qua. Che poi anche qui andiamo a documentarci sulla festa patronale. Mi raccomando. Mi raccomando, seguiteci e vedrete tante e ne vedete delle belle mo che è la patronale. Al di là di questo, gente in spiaggia. Cioè vi guardo un po', vi faccio guardare un po' di persone, vedete? Vedete gente in spiaggia. C'ha pure i gommoni, c'è quella forma di coccodrillo che piace tanto. Magari avessero un delfino o un drago. Tra l'altro in questi periodi vedi cosa succede al Mare Nostro. L'acqua si dà all'indietro. Invece le prime volte sembra più alta. Cioè vedete questo, vedete questa parte? C'è un punto dove l'acqua non arriva, cioè proprio l'acqua viene invasa dalla sabbia e viene divisa. Poi dopo un po' dietro si riprende l'acqua del mare. L'ideale è anche per una corsa prima di farsi un tuffo nell'acqua. Infatti, cioè questa è una cosa che succede spesso al nostro mare nei periodi di luglio, Mo' state attenti, scrivete nei commenti. Farà tantissimo caldo. Soffrirete anche per il Sorleone che arriverà? Sorleone anche. Mi raccomando, ditemi nei commenti cosa farete, mi raccomando. Per quanto riguarda Sorleone anche all'inizio di agosto, che è il giorno del mio compleanno, e vedete voi quello che succederà se tutto va bene. Vi spoilerò già che io festeggerò il mio 19° anno di vita con i compagni dei miei amici. Sembra se non lo so se lo vuol fare o no. Beh. Fatemi sapere comunque il parere. Vabbè, noi intanto camminiamo. Gente, bambini, insomma. Ieri c'era un gran caos. Ieri, vabbè, domenica, non potete capire la domenica com'è tutto pieno da qua. Noi veniamo sempre un po' prima per trovare i posti migliori. E poi
E poi ce ne andiamo sempre prima perché la spiaggia domenica è presa d'assalto. Già. E quindi soggetti che abbiamo: sole, spiaggia, sabbia, il sole che bacia tutte le superfici, tra cui anche il mare, gente in spiaggia, ombrelloni colorati e bagnanti, cioè persone che si fanno il bagno. Mi sa mia madre, mia sorella che sono tornati dal bagno. Arriviamo in questo punto e chiudiamo il video, dai, perché tra poco ci andiamo a fare un bagno anche noi. Sì, magari potevamo farvi vedere come lo facciamo il bagno, però il vero problema è la custodia subacquea che non ce l'abbiamo. Però non lo so se sia una di ottima qualità, sapete. Ditemi nei commenti se volete che io compri la custodia subacquea, ditemelo. Questa è anche la torre del bagnino. Però sbaglio, potrebbe mancare anche una... Pare sembra una signora che mi sta salutando, però non importa. La prendo come un saluto. E adesso ultima veduta di qua. Panoramica sulla spiaggia, tutti gli ombrelloni ammassati sulla sabbia. Manca solamente la bandiera che indica il mare com'è, però va bene. Beh, vi ho fatto vedere tutta questa veduta del mare. Ci vediamo ai prossimi video. Ciao. Ci vediamo a Sant'Anna.